serigrafia, almeno come io la faccio, la intendo realizzata interamente dall'artista. Non si può demandare parte del lavoro o il lavoro stesso, in alcuni casi, diciamo alle maestranze che lavorano all'interno della stamperia. È chiaro che poi ci si avvale a volte dell'aiuto, diciamo, delle persone che lavorano qui, che naturalmente è sempre fondamentale per l'esperienza che hanno acquisito negli anni. Tuttavia io personalmente sento sempre il bisogno di essere presente, diciamo, dall'inizio alla realizzazione, alla fine proprio, alla firma del foglio. Naturalmente la serigrafia viene, quando uno la fa, usa degli strumenti che sono matite grasse, questo rossetto che ho usato anch'io, poi lo si fa col pennello. Ogni artista poi trova le sue modalità e i suoi strumenti di lavoro. E io naturalmente non tradisco questa cosa qui, per cui anch'io alla fine ho trovato i miei strumenti, le mie modalità, che sono differenti da altri artisti, sono diverse da quelle che usano altri artisti. Questo colore qui, Agnese.
alcuni interventi piccoli si possono fare direttamente sul telaio aprendo alcune parti, però questi interventi devono essere sostanzialmente di piccola entità, non si può, diciamo, pensare a un rifacimento diciamo anche parziale di una pellicola incisa sul telaio. I colori, anche le parti più piccole, verranno stampate sull'intero numero di fogli che costituiranno la tiratura. Questa che stai riprendendo è quella che si chiama sequenza ed è l'insieme di pellicole che io ho realizzato. Ogni colore ha avuto la sua pellicola e naturalmente poi queste pellicole sovrapposte danno il risultato finale della grafica. In genere io realizzo molte pellicole prima di arrivare al risultato finale, anche 60, anche una sessantina di pellicole. Nel caso di questa probabilmente ci fermeremo prima, non c'è bisogno di produrne moltissime, probabilmente saranno alla fine 25 colori, insomma, meno di 30. Sono parti di questo rossetto che io ho dato che sono fuori del campo. Anche qui va pulito, però non so se è ben asciutto. Però questo lo possiamo anche chiudere in un secondo momento sul telaio. Questa operazione qui naturalmente si ripeterà per tutte le pellicole che io farò finché non è terminata la grafica. Poi se mi passi un foglio buono della tiratura faccio una prova d'autore. Sto facendo una prova d'autore, diciamo quella che si chiama prova d'autore, per vedere soltanto di come devo realizzare alla fine questa parte intorno, queste